Oggi parliamo di una nota dolente del mondo videoludico, diciamo, perché sì, idea figa, hanno sbagliato forse, perché diciamo che questo è il Premiere Kit, Premiere Edition di Google Stadia. L'idea è figa, cacchio, giochi ovunque senza dover scaricare giochi, quindi non hai problemi di archiviazione. Problema, hanno sbagliato perché siamo ancora in un momento storico in cui la connessione non è ancora così potente da permetterci di giocare in questa maniera come dicono loro. E quindi io vorrei parlarci su un attimo perché mi hanno mandato questo, quindi io vorrei provarlo, non l'ho ancora aperto. Per chi ha visto la live dell'unboxing, del mega unboxing, sa che l'ho ricevuto, ma non l'ho ancora usato. Allora, questa edizione qua, diciamo che è la Starter Edition, diciamo che ci dà un paio di cose. Allora, questa è il pad, che a me non ha mai dato nessuna impressione di essere niente di speciale, però danno il pad. Col pad danno l'alimentazione varia, cioè un cavo, praticamente un cavo USB-A, USB-C e un alimentatore per caricare il pad. Niente di speciale, l'avrei sperato almeno in un cavo USB-C, USB-C. E poi danno questo che è il Google Chromecast Ultra, che non è altro che uno smart hub, cioè tu lo colleghi tramite HDMI alla TV e ti permette di fruire di contenuti come Netflix, Prime Video, queste cose qua, che praticamente rende smart una TV che non è smart, è lo stesso di di un Amazon Fire Stick. Questo è il Chromecast Ultra, permette di andare in 4K e insieme c'è il suo alimentatore, che ha anche la porta Ethernet qua nello spinotto, che quindi ci permette di giocare senza latenza. L'idea adesso era provarlo in varie provare Stadia in generale in varie circostanze, ovvero PC, mobile e col Chromecast Ultra attaccato a una TV. Quindi io direi che possiamo subito andare ai confronti. Cioè io mi metto qua, sistemo tutto, poi andiamo subito ai vari test e vi dico cosa ne penso e come va soprattutto, perché non è neanche detto che funzioni. Allora, siamo qua, adesso siamo su PC. Adesso sono da Microsoft Edge e qui ho il joypad. Sono già su Stadia loggato. L'idea era quella di capire se il joypad si connette in modo wireless o deve rimanere via cavo, prima di tutto. Perché direi che prima di tutto possiamo cliccare qua su informazioni sul controller. Collega un controller PlayStation Xbox tramite Bluetooth o USB, oppure utilizzando mouse e tastiera. Allora, sì, giusto, perché se giochiamo da PC possiamo anche usare mouse e tastiera. Però l'idea era vedere sia come va mouse e tastiera che come va il joypad che ci danno insieme. Allora, qua ci dice che possiamo giocare da smartphone o da TV o da comunque PC. E poi qua dai dei suggerimenti sulla connessione, che dice usa Ethernet, non conviene giocare col wifi, se lo fai stai vicino al ripetitore, e non utilizzare altri servizi come Netflix, Spotify, comunque servizi che vanno in streaming di audio video mentre giochi, così sei sicuro di avere la banda più sgombra possibile. Ci siamo qua nella home. Adesso qua io ho fatto dei test con Destiny che davano insieme. Sì, Stadia Pro ci dà giochi, ogni tot di tempo ci dà dei giochi, ci permette di avere anche delle offerte, degli sconti, visto che 70 euro, se sei Stadia Pro lo paghi 20 euro. Che di per sé non è male come cosa, se funzionasse bene sarebbe anche una figata. Io adesso non sto ad acquistare altri giochi perché ho questi qua in libreria e perché no? Adesso direi che potremmo iniziare con, per dire, la demo di Immortal Phoenix Rising, visto che è nuovo. Quindi ci sta a provare un titolo nuovo, visto che effettivamente è uscito da poco. Mi accingo prima a giocare con il pad, visto che almeno così, semmai lo scartiamo subito. Tanto lo utilizzeremo poi per i test su mobile e su TV.
Il mouse e tastiera lo lascio solo per PC. Allora, adesso ho liberato col suo cavo originale. Lo collego al. Ok, l'ha rilevato e si è acceso. Si è accesa una spioncina qui davanti. Ok, penso che me l'abbia rilevato. Sì, aggiornamento del controllo disponibile. Ok. Allora, ok, l'interfaccia funziona già come se fosse una console, quindi io posso già regolare tutto col controller. Qua me lo segna, sì. Controller, dispositivo è pronto, Stadia controller. Quindi io provo ad andare a Immortal Phoenix Rising Demo. Gli faccio play. Mi ha messo in full screen. L'audio si è sentito. Apre il menu Stadia col tasto per visualizzare. Ok. Allora, attualmente si vede comunque abbastanza bene. Si vede come se fosse un full HD. Il mio monitor effettivamente è un Full HD, non mi sembra che sgrani particolarmente. Non, ok, adesso qua si vede già peggio, si vede leggermente peggio, come se fossimo 720. Qui abbiamo il menu Stadia che mi dice partita Immortal Phoenix Rising Demo, connessione, controller. Vediamo qua il controller. Connessione, vediamo un po'. Risoluzione, allora opzioni di risoluzione. Risoluzione non è supportata. Il tuo dispositivo su cui stai giocando non supporta risoluzione 4K. Ok, tecnologia HDR, audio. Ok, volevo capire un attimo. Allora, qua penso sia per giocare insieme, fare il live stream e tutto un po'. Opzioni, volume, con chi stai parlando? Nessuno per ora. Ok, va bene. Chiudiamo il menu. Ok, il volume è altino. Il volume è altino, quindi mi vado per abbassare tutto. Ok, siamo in game. Allora, R1. Allora, mi sembra più che dinamico come gameplay. Allora. Non mi sembra di vedere particolare input lag. La qualità non è altissima. Diciamo che forse se per uno che punta alla qualità converrebbe di più giocare magari su una console, se proprio non vuole spendere soldi per un PC. Allora, comunque, per il lato risoluzione vedremo poi col Chromecast Ultra se migliora. Ok, Nino, l'audio sparatissimo, in maius più tab per avere la visualizzazione. Ok, allora, qua sono su Stadia normalissimo, cioè sono su Destiny. Io direi che non ha senso neanche andare in PvP, provo ad andare semplicemente su Europa e vediamo come va. L'input lag tra i tasti è quasi inesistente, pressoché inesistente. Questi dovrebbero essere tutti i giocatori di Stadia, perché non c'è il crossplay, quindi questa gente. Comunque vediamo che le lobby sono piccoline, non è che ci sia tantissima gente. Su Stadia. Ok, qua c'è già più input lag nei comandi perché già per schivare e muovermi con la store ci vuole un attimo di più. Adesso voglio provare a mirare e sparare. Magari me lo prendo con lui. Sì, esatto. Ok. Ma allora vi dirò, comunque anche per giocare di FPS, comunque come per dire Destino, penso comunque un Call of Duty, non è male, non è male. Ovvio, se siete gente che magari gioca competitive, potrebbe essere forse il caso di giocare su PC normale o comunque su console, poi dipende da voi. Diciamo che Stadia, la Premier Edition come ce l'ho io, costa 99 euro, in cui vi danno il Chromecast Ultra e il joystick. Però
Però poi dovete anche aggiungere 10 euro al mese di Stadia Pro che vi permette di giocare ad alta risoluzione e avere gli sconti sui giochi. Quindi non è non sempre. Cioè, bisogna calcolare anche questo. Ovvio, se si gioca su console, un abbonamento per giocare c'è sempre. Qui è così. Adesso sto andando ad avventurarmi in un settore perduto per vedere anche qua che iniziano a esserci più mob. Se è ancora giocabile il tutto. Anche se attivo la super, comunque non c'ho problemi di input lag. Sì, devo dire che mi sembra più che accettabile. Però dovete calcolare che dovete comunque avere una connessione che vi regga tutto questo, perché se no. E avere la possibilità di collegare l'Ethernet, perché non c'è anche gente che gioca senza Ethernet. Questo non è proprio adatto all'Ethernet, cioè a giocare senza. Ok, io direi di passare al mobile, perché qua comunque abbiamo visto che va, per quello che va. Allora, adesso ho montato qui dietro il Chromecast Ultra, che era in confezione con cioè nella Premiere Edition di Stadia. E l'ho attaccato via Ethernet con la stessa connessione in cui era attaccato al PC. Così proviamo effettivamente se utilizzare una cosa come il Chromecast ha una limitazione rispetto a usare un PC con una scheda di rete dedicata. Come ho fatto vedere anche nel box. Il Chromecast Ultra per collegarsi all'Ethernet gli serve l'alimentatore suo proprietario che ha a fianco alla presa di corrente la porta Ethernet. Quindi adesso direi di andare a provare. Ci ho già fatto un paio di test, però vi faccio vedere come gira. In questo caso adesso c'è Little Nightmare, che è uno dei giochi che danno con Stadia Pro, se non sbaglio, quindi vediamo un attimo. Adesso ho provato a mettere qualcosa di effettivamente un po' più frenetico, ovvero Destiny 2, vediamo un po' come gira. Su PC girava abbastanza bene. Ok, mi dice di collegare il microfono per giocare, niente di che, vi lascio qui. Thank you.
Allora, io direi di effettivamente concludere questo video su Stadia parlando un po', tirando un po' le somme, ecco. Allora, io ho provato Stadia abbastanza per una settimana buona. Come avete visto prima, l'ho usato su PC, sia con tastiera che con il controller che ti danno dedicato. L'ho provato col Chromecast Ultra su TV 4K. Sì, è carino, ma come già pensavo e penso di aver già anche detto, non è ancora il suo momento, ecco. Perché? Perché in Italia qua adesso siamo sulla fibra, comunque non raggiunge livelli eclatanti, ovvero io ho la fibra da ormai più di un anno. Io vivo in campagna, la fibra arriva a stento per miracolo, faccio circa la metà di quello che dovrei fare, più o meno. Io ho contratto 200 mega, quindi faccio un quarto di quello che dovrei fare, perché non ho più il contratto 100 mega ma 200, e ne faccio 50 come massimo, se proprio va bene e non c'è niente collegato, non c'è niente che fa niente. 50 in download, 22 circa in upload, il ping è sempre sotto il 10, quindi non è male. Però tutto ciò, ho visto che Stadia su PC collegato all'Ethernet in full HD va egregiamente, e lì non c'è da lamentarsi. Quindi, meno male, se avete la fibra più o meno come me o anche leggermente più debole, riuscirete a giocare comunque in modo abbastanza frenetico, diciamo. Comunque non avrete problemi di frame, visto che in full HD comunque gira abbastanza bene. Però già se volete giocare a 4K, come avete visto, non gira molto bene in 4K. A me sembra tipo un 2K upscalato a 4K, perché comunque è vero che vi ho fatto una ripresa così, non volevo sfalsare i dati o rallentare in qualche modo usando un registratore esterno o avere una riduzione di qualità per colpa dell'elgato. Quindi ho deciso di riprendere così. Io che l'ho vista comunque dritto e per bene, effettivamente il 4K non c'era, né con Little Nightmare né con Destiny che l'ho provato, né con altra roba, non c'era proprio il 4K. Parlando di mobile, è vero che si può usare su mobile, lo stanno implementando adesso sui dispositivi iOS, quindi iPad e iPhone, ma non c'è ancora. Cioè bisogna fare terze parti, giri strani, io non sono riuscito a provarlo. Un'altra cosa che non mi aspettavo, che non avevo capito bene, è che il controller di Stadia non è un controller Bluetooth, è un controller Wi-Fi. Quindi io, quando ho provato a passare da una connessione all'altra con il Chromecast Ultra, il controller è rimasto alla vecchia connessione e quindi non comunicavo più col Chromecast. Io pensavo che una volta fatta la prima collegamento fosse Bluetooth, invece no. E lì ci sono rimasto un attimo, quindi già quello non mi ha fatto impazzire. Quindi Ci vuole un certo modo per riuscire a usarlo anche in mobilità, col mobile. E poi comunque il consumo. Adesso vi lascio qui a lato, magari se mi ricordo, un po' di consumo in mobile di Stadia, se riesco a trovare i dati veritieri. Io avevo letto qualcosa sul 4K a 20 giga l'ora consuma. Ok, oddio. È vero che adesso i giga te li lancia indietro, ma nessuno ha un contratto illimitato. Io di mio ho 60 giga, vuol dire che in 3 ore mi faccio fuori tutto il giga di un mese, che non è buono. Quindi io direi che Stadia lo rimandiamo a settembre, mettiamola così, perché sì, bella idea, sì, ok, tante belle cose, dobbiamo dargli il tempo di maturare. Stanno aggiungendo tanto materiale nel loro catalogo, stanno effettivamente dando più possibilità. Dobbiamo soltanto aspettare che noi riusciamo ad arrivare ai livelli che Stadia dovrebbe essere, di certo in cose come America o comunque Inghilterra, fuori dall'Italia di sicuro, dove hanno connessioni migliori, lì si può sfruttare ancora meglio quello che è Stadia. L'idea del cloud gaming è sempre stata una cosa che mi ha sempre un po' interessato e un po' messo lì per lì, perché bello, molto bello, ma io, a parte il fatto che adoro avere la mia libreria di giochi fisici e non mi faccio problemi di giga, per tanto quando gioco un gioco, lo gioco, lo finisco, lo disinstallo, installo altro. Però, boh, è piacevole il fatto di sapere che quando vai da qualche parte potresti portarti dietro i giochi da console, tipo console PC, e non dover per forza giocare i giochini del cellulare se proprio vuoi giocare fuori da casa tua. Quindi io sinceramente gli voglio dare poi una speranza. Io manterrò qua il kit Stadia con me. Attenderò un futuro in cui si potrà giocarci meglio. Magari lo proverò poi anche in mobile con il 5G, quando anche il 5G sarà più diffuso in Italia, e vedremo anche effettivamente come gira. Io per adesso vi dico
Se avete qualche offerta che vi permette di avere il kit Starter Edition, Premiere Edition, ok, magari se riuscite a trovarlo così potete anche farlo, prenderlo. Se volete farlo dal sito, abbonarvi e comprare i giochi, vi conviene di più. Per il momento spendete meno soldi e forse è il modo più consono per adesso usare Stadia. Non, se volete giocare in mobilità ve lo sconsiglio completamente, non si può ancora usare in giro. Sinceramente, comunque, bene o male, tutti abbiamo anche un solo televisore, un 32 pollici, un 27 pollici, un monitor da PC, così, che conviene di più giocare che giocare sullo schermo del cellulare. Quindi, traete voi le vostre conclusioni. Avete visto, nelle scene precedenti, quindi comunque avete delle rappresentazioni. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Ci vediamo prossimamente. Vi ricordo di passare nel mio podcast che trovate in descrizione, che parliamo comunque di sempre questo, quindi videogiochi, film, fumetti e tutto quello che a noi piace come mondo nerd. Io vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video.